Grazie signor Ministro, la parola al Ministro Crosetto. Sì. Grazie Presidente Tremonti, Presidente Craxi, onorevoli senatori e deputati, mi associo anch'io alle parole finali del collega Ministro degli Esteri Antonio Tajani, di ringraziamento a tutti i servitori dello Stato che ci aiutano a mantenere la nostra considerazione a livello internazionale e lo fanno indipendentemente dai governi, dai parlamenti e dalle forze politiche ogni giorno. Grazie a quanto ha già evidenziato il mio collega Vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, mi concentro maggiormente sugli aspetti di politica militare, cioè sui concetti di deterrenza e difesa e sulle misure di adattamento e sul rinnovo del Defense Investment Pledge, temi affrontati durante il vertice dell'Alleanza Vilnius. Fornirò anche riferimenti sulla sessione informale riservata ai soli ministri della difesa. Questo è stato un vertice importante e strategico per l'Associazione dell'Ucraina invitata al vertice col suo presidente, per la soluzione di fatto risolta in modo positivo dall'adesione alla Svezia, dopo la Finlandia nella NATO, che andrà solo perfezionata, e la partecipazione per la prima volta, come richiamava prima il ministro Tajani, dei paesi del sud-est asiatico. Per quanto concerne la deterrenza e difesa, è stato approvato il report del segretario generale Stoltenberg, che contiene un punto di situazione sulle attività che mirano a concretizzare il rafforzamento della postura della NATO, un rafforzamento reso necessario anche dalla guerra, brutale guerra in Ucraina, e che verrà messo in atto con un pacchetto di misure che discendono dal concetto di deterrenza e difesa dell'area euroatlantica e dal nuovo concetto strategico della NATO che erano stati approvati al vertice di Madrid del giugno 2022. Per vostra mia memoria, per meglio inquadrare il contesto, il citato concetto di deterrenza e difesa ha individuato le modalità con cui far fronte a due minacce riconosciute dall'intelligence condivisa della NATO, la Russia e i gruppi terroristici internazionali. Il concetto si pone allo scopo di riconciliare e convogliare verso una postura di deterrenza e difesa comune le diverse modalità per fronteggiare efficacemente le due minacce, profondamente diverse da loro e secondo le seguenti caratteristiche. Una deterrenza più attiva, che si attua sin dal tempo di pace, da far evolvere in postura di difesa in presenza di conclamate situazioni di crisi o in caso di conflitto, attraverso un'interazione più diretta ed efficace del Consiglio Atlantico, il NAC, e l'autorità militare, in maniera da essere in grado di adottare le decisioni nel modo più rapido possibile. La definizione di aree di difesa e di aree di deterrenza e fasce geografiche a seconda delle possibili direttrici di manifestazioni delle citate minacce verso l'area euroatlantica, l'organizzazione delle forze secondo l'architettura multidominio che dovrà esaltare la prontezza e la reattività delle forze stesse al fine di consentire di operare in più regioni contemporaneamente e colmare i possibili lacune nell'esercizio di difesa rinforzando altri alleati se necessario. In questo contesto le misure che abbiamo approvato riguardano i piani di difesa di nuova generazione che hanno l'obiettivo di aumentare la capacità di risposta anche con breve preavviso e che definiscono le strutture di comando e controllo permettendo di individuare le capacità militari necessarie, il NATO Force Model che prevede un ampio basket di forze ad elevata prontezza che tiene conto delle esigenze indicate dai piani di difesa. Questo modello prevede un'allocazione continuativa di determinati pacchetti di forze o capacità secondo un concetto di mobilitazione nuovo e la suddivisione di queste capacità secondo tre livelli di prontezza, quelli che variano da 0 a 10 giorni, da 10 a 30 giorni e da 30 a 90. Un quadro per migliorare la struttura di comando e controllo che sia adeguatamente alimentata e consenta un'agile transizione tra l'attività condotta in tempo di pace, in tempo di crisi e in tempo, purtroppo come succede e può succedere, di conflitto. La costituzione di una forza di reazione alleata ad elevata prontezza impiegabile in tutta l'area di responsabilità della NATO. L'impegno a schierare ulteriori forze sul fianco est andando a trasformare gli attuali battle group delle iniziative di presenza avanzata e di vigilanza avanzata in brigate, nonché ad adottare misure di rafforzamento della difesa aerea e missilistica integrata secondo un modello rotazionale. Per fornirvi, come giusto che sia, un ordine di grandezza come risultato finale dell'adattamento alla NATO, la NATO potrà disporre, dopo questo adattamento, di oltre 100 brigate, che significa oltre 300.000 unità di truppe in allerta, 1.400 velivoli, 250 unità navali pronte all'impiego. Come già ho avuto modo di informare il Parlamento, premessa l'approvazione della delibera missioni,
Ad oggi l'Italia si pone fra i primi contributori nelle iniziative sul fianco est, dove partecipa con circa 3.000 unità, come diceva prima il collega Tajani, schierate in Bulgaria, in Ungheria, in Lettonia, in Romania, oltre ad assicurare la difesa aerea integrata con lo schieramento di una batteria SAMP/T in Slovacchia e l'impiego di una nave con capacità di difesa aerea e missilistica in Polonia. In merito al rinnovato impegno del Defense Investment Pledge, si è partiti dalla constatazione che l'attuale prevedibile contesto di sicurezza internazionale, purtroppo pericoloso e incerto, richiede un rafforzamento delle capacità di difesa, nonostante l'impulso già dato con il precedente impegno nel summit del Galles del 2014 e confermato in tutti i successivi vertici. Il nuovo Defense Investment Pledge parte dalla consapevolezza che ci troviamo di fronte a una sfida tra le più pericolose dalla fine della guerra fredda. Quindi la NATO ha invitato gli alleati a investire con continuità almeno il 2% del rapporto spese tra difesa e il PIL, in quanto questo parametro sarà considerato in futuro come base di partenza per le rinnovate esigenze dell'alleanza. Inoltre si dà rilievo del senso di urgenza della necessità, in alcuni casi sarà importante spendere anche oltre il 2%, tenuto conto dei molti anni precedenti di sottoinvestimenti. Concordare sul bisogno di impiegare almeno 20% del citato 2 per investimenti in capacità militare, dimostrare la volontà di contribuire con le necessarie forze, capacità e risorse per l'intero spettro dell'attività della NATO, sviluppare una robusta base industriale della difesa e catene di approvvigionamento resilienti, mirando a eliminare o ridurre gli ostacoli al libero commercio e agli investimenti. Quest'ultimo indirizzo politico è meglio chiarito con l'approvazione del documento di Defense Production Action Plan, anche questo approvato dai capi di Stato e di Governo della NATO, che mira a aggregare la domanda da parte degli alleati attraverso iniziative di acquisizione coordinate congiunta, migliorare la capacità produttiva dell'industria in modo da soddisfare l'aumento della domanda, favorire la cooperazione industriale e standardizzare le capacità militari per migliorare l'interoperabilità. In merito alle spese per la difesa, al momento i nostri piani nazionali, che si basano sul disegno di legge di bilancio 2023-25, prevedono che l'Italia si assesterà nel 2023 all'1,46% del rapporto spese per la difesa, per poi scenderà all'1,43% nel 2024. Una tendenza in negativo. Come si può constatare, siamo molto lontani dal 2%. Una situazione questa che viene chiaramente fotografata dal report presentato dal segretario generale Stoltenberg, da cui emerge che dal 2014 a oggi c'è stato un aumento cumulativo delle spese della difesa di tutti i paesi NATO, escludendo gli Stati Uniti, dell'8,3%. Una necessità derivante dalla guerra in Ucraina, ma non solo. Inoltre si fa stato del fatto che quest'anno il parametro del 2% verrà raggiunto, e per alcuni paesi largamente superato, da 11 paesi: Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Regno Unito e Stati Uniti, a cui nel 2024 se ne aggiungeranno altri 8: Albania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia, Turchia. La Francia ha dichiarato che conseguirà l'obiettivo nel 2025, la Norvegia nel 2026, Portogallo e Spagna nel 2029, Danimarca e Slovenia nel 2030, Belgio nel 2035. In un'ipotetica graduatoria, nel 2023 l'Italia si colloca al 24esimo posto per le spese per la difesa, seguita da Canada, Slovenia, Turchia, Spagna, Belgio e Lussemburgo. Come ho ricordato, dalla formalizzazione del parametro 2% decisa al vertice del Galles 2014, l'Italia ha sempre dichiarato che avrebbe incrementato le proprie spese per la difesa in linea con la media dei paesi europei, al fine di pervenire il prima possibile a conseguire l'obiettivo. Un impegno che è stato ribadito formalmente da tutti i successivi governi in occasione del vertice NATO, nel 2016 da Renzi, 2018-19 da Conte 1 e 2 e infine 2021 da Draghi, che è anche legato al raggiungimento dell'obiettivo alla data del 2028. Una data e degli impegni presi da tutti i governi molto ambiziosi, ma attualmente irrealizzabili se non cambia la volontà politica di ottenerli. Personalmente mi sono fatto portavoce nell'ambito dell'Unione Europea, che chiede analogamente un simile impegno per costruire l'Europa della difesa quale pilastro continentale dell'Alleanza Atlantica, della proposta di scorporare le spese per investimento alla difesa da quelle del vincolo del patto di stabilità. Questo non significa
togliere soldi ad altre cose più importanti, ma semmai dare soldi per altre cose più importanti. Per la prima volta sono stato l'unico ministro che ha posto in modo problematico la possibilità del nostro paese, stante le regole finanziarie prestate a Bruxelles, di raggiungere il 2%. Nessun altro ministro della difesa aveva parlato della difficoltà del nostro paese e tutti si erano limitati a dire sì quando la NATO chiedeva di raggiungere quegli impegni. Per la prima volta questo governo, lo stesso presidente Meloni all'Assemblea NATO, ha parlato delle difficoltà collegate al bilancio dell'Italia, facendo un'operazione di chiarezza e dicendo alla NATO di considerare non soltanto le spese in riferimento al 2%, ma il contributo effettivo che viene dato dal nostro paese, ad esempio sul fianco est, ad esempio l'Ucraina, all'interno di tutti i pesi che devono essere fatti per giudicare la virtù, le virtuosità dei paesi. Nei lavori preparatori che hanno portato al summit, la posizione nazionale è stata focalizzata per la postura di deterrenza e difesa, valorizzare l'impegno nazionale appunto di questi contributi a 360 gradi, e per l'investment pledge per parlare delle difficoltà di cui parlavo prima. Lasciatemi sottolineare la piena soddisfazione per i risultati conseguiti a Vilnius sulle tematiche che vi ho illustrato, soddisfazione che deriva dalla consapevolezza di aver contribuito largamente come nazione e sistema paese a identificare e a far approvare misure che se da un lato consentono all'alleanza di procedere con un adattamento che per portata di rilevanza non ha precedenti nella storia della NATO, dall'altro ci hanno consentito e ci conseguiranno di salvaguardare specifici interessi nazionali. E questo l'esito finale delle lunghe settimane di trattative e negoziazioni da parte della nostra rappresentanza presso il Consiglio Atlantico, che si è mossa compatta con chiari obiettivi da perseguire grazie a una piena intesa tra esteri e difesa. Ecco perché ringrazio di cuore il vicepresidente Tajani e l'intera diplomazia italiana per la particolare sinergia che i nostri dicasteri hanno saputo sviluppare. Mi preme focalizzare due risultati che non erano affatto scontati. Il primo riguarda l'affermazione di una postura effettivamente in grado di intervenire a 360 gradi, con forze pronte e flessibili in grado di reagire anche sul fianco sud della NATO, con un'efficienza pari a quella dimostrata sul fianco est. E questo è un risultato da ascrivere principalmente all'Italia, tenuto conto che il blocco degli alleati dell'est riteneva invece fondamentale focalizzare l'attenzione solo sulla parte euroatlantica di loro comprensibile interesse immediato. Il secondo è il risultato relativo al 2%. Siamo riusciti a contenere la richiesta di molti alleati di imporre l'obbligo dell'immediato raggiungimento di questo parametro come soglia minima di spesa. Infatti, nel comunicato finale del vertice non compaiono più termini temporali e perentori, ma si richiama solo l'elemento dell'urgenza, mentre il 2% come impegno minimo di spesa è stato sostituito da impegno a spendere almeno il 2% senza fissazione di ordini temporali. Rispetto al lavoro di altri governi che su questo hanno fatto dichiarazioni successive, mi pare un ottimo risultato. Grazie, signor Ministro.